Ciao fragoline e ciao fragolini. Allora, dato che questo video è richiesto ogni volta e ogni anno, come vedete, a Pasqua, perché qua ci sono le uova di Pasqua che ho comprato, vorrei precisare una cosa. Dato che non ho una posizione bella, una posizione adatta, perché sennò dovrei andare in cucina. E per me è scomodo registrare in cucina. Per cui ho l'unica posizione che riesco a farvi vedere tutte le uova e aprirle, spero come si deve, è sul letto. Per cui scusate la posizione che non è delle migliori. Scusate se vedete gli scatoloni e tutte quelle cose che in teoria. Vabbè, spero che nei tagli riesco a rimpicciolire e a farvi vedere solo quello che c'è dentro. Ovviamente sto usando la luce perché sennò non si vede niente in questa stanza. E quest'anno va così. L'anno prossimo, secondo me, nella nuova casa sarà molto molto più bella con la posizione più bella di questa. Niente, per cui non fateci caso degli scatoloni, ma giustamente devo traslocare, sto facendo gli scatoloni. Per chi mi segue sul mio canale sa che ho comprato casa e ovviamente devo fare il trasloco, però dato che ci vuole un po' per fare il trasloco, ho gli scatoloni ovunque in questa camera. Niente, vi faccio vedere le uova che ho comprato. Sono 6, però c'è un uovo che vedete qua che non apro. Lo aprirò il giorno di Pasqua, per cui farò un vlog di Pasqua che ve lo metterò 2 giorni dopo Pasqua ovviamente, e vi farò vedere le sorprese, perché mi sembra che ho altre uova che mi ha regalato mia mamma. Cioè, mi sembra uno che non so qual è, e dato che me l'ha preso per Pasqua, giustamente lo aprirò per Pasqua. Poi vi farò vedere anche lì la sorpresa che troverò dentro. Vi faccio vedere le uova che ho scelto e quanto le ho pagate, così almeno sapete il prezzo e se volete vedere la sorpresa di quello che troverete. Ah, vi dico una cosa: ovviamente le sorprese dentro nell'uovo cambiano. Non sono uguali. L'unico uovo che la sorpresa non cambia è ovviamente quello di Benedetta Rossi che io ho comprato. Per cui sono 5 uova che apro. Spero questo video non dura tanto, ma spero che facendo lo zoom vi faccio vedere meglio le uova e anche come le apro. Comunque, detto questo, prima di aprire le uova vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così non vi perdete i video che escono sul mio canale, lasciarmi un like se vi piace questa tipologia di video così l'anno prossimo ho intenzione di comprare l'uovo gigante da 40 euro e vorrei prenderlo quando sono nella mia casa nuova. E per cui l'anno prossimo secondo me ci saranno tante uova ancora più belle e ovviamente uova più grandi. Seguitemi su Instagram se volete vedere le foto, se volete vedere quello che faccio praticamente tutti i giorni, eccetera. Vi aspetto anche lì. Adesso li apriamo, però prima di tutto vi dico i prezzi di ognuno, così almeno lo sapete. E niente, io spero che si vede bene perché ho Sto usando la luce, ma boh, sembra che fa un po' fatica. Però spero di non aver problemi con di aprire le uova. Diciamo che questo video io lo volevo mettere dopo Pasqua, però poi ci ho pensato. Scusate il telefono che suona. Però ci ho pensato e allora ho detto quasi quasi glielo metto una settimana prima oppure molto prima di Pasqua, così almeno per chi è interessato, che vuole sapere che cosa c'è dentro nella sorpresa, il video può essere anche interessante per quelli che sono indecisi se prenderlo oppure no. Allora, iniziamo. Io ho preso, dato che l'anno scorso, come vedete, l'uovo
le uova di Pasqua sono sempre diverse quelle che scelgo. Allora, io ho preso questo qua della Kyun, ve lo faccio vedere meglio e vi dico il prezzo. Allora, il totale delle uova ho speso 66,47 euro. C'è un altro uovo, ma non è mio, per cui calcolate. Allora, questo qua della Tune che trovate, diciamo, amici pelosi più o meno, credo, portachiavi della Tune, questo l'ho pagato 9,90 euro. Questo qua della Tune è fatto così. Poi questo del Milan 7,49 euro. Questo qua. Ovviamente questo l'ho comprato al mio ragazzo, per cui questo qua lo vedete nel vlog di Pasqua. E lo voglio far, voglio, diciamo, far sì che il mio ragazzo lo apre, perché dato che l'ho comprato lui, preferisco che lo apre lui, perché sennò poi dopo ci rimane male se lo apro io, per cui preferisco che questo lo apre lui e ve lo farò vedere nel vlog. Per cui seguitemi sul canale o almeno seguitemi anche su Instagram che vi farò vedere anche lì la sorpresa. Per cui questo qua lo metto da parte e lo apro, lo apre lui il giorno di Pasqua. Nel vlog, perché ho deciso di vloggare. Poi ho preso questo di Elettra Lamborghini che mi ispirava la sorpresa. Questo qua, questo l'ho pagato 7,90 euro, perché se non sbaglio erano in promozione. Allora, adesso non so se si vede bene, ma questo qua mi ispirava la sorpresa, che ho visto che molti di sorprese sono carine. Poi ho preso questo qua della Trudy, che ho visto cioè, da quello che ho capito che all'interno trovi dei pupazzi bellissimi, e dato che io sono innamorata di pupazzi, ho preso questo uovo qua. Io vorrei trovare o il pulcino o lo scoiattolo, a parte che tutti sono belli secondo me. Questo qua invece l'ho pagato 11,90 euro, l'unico uovo che è costato di più. Comunque, credo che il pupazzo sarà grande e ho preso questo qua. Poi ho ripreso questo qua della Santoro, che dato che non sapevo se la sorpresa è uguale o è diversa, spero di non trovare la stessa sorpresa che ho trovato l'anno scorso del puzzle. Ma comunque ho preso questo qua che mi è costato 6,99 euro, per cui questo qua molto di meno mi è costato. E per finire l'ultimo uovo di Benedetta, che trovi ovviamente solo una sorpresa, questo in promozione 8,90 euro, questo qua di Benedetta. Per cui queste sono le uova che ho voluto prendere. Volevo prendere quello di Chiara Ferragni, volevo prendere anche un altro uovo, solo che già ho speso 66 euro e già è già anche fin troppo. Per cui mi sono data una regolata, volevo prendere anche l'uovo Kinder, adesso vedo se è in promozione l'uovo Kinder della Disney, quello con Minnie, lo prendo e ve lo farò vedere nel vlog. Se no, vi faccio vedere solo queste uova qui e le uova che ovviamente ricevo a Pasqua ve le farò vedere nel vlog. Comunque, iniziamo e non so quale uovo iniziare perché comunque, boh. Allora, facciamo così. Facciamo un po' di spazio. Anzi, sono curiosa. Iniziamo da Benedetta Rossi, questo qua. Se io lo metto così, non so se lo vedete, perché poi fa il riflesso con la luce. Comunque, l'uovo di Benedetta, iniziamo con questo. Allora, io spero che riesco ad aprirli, perché sennò mi tocca prendere la forbice. Comunque,
se c'è un QR che potete scansionare e vedere le ricette per fare l'uovo, per non sprecare l'uovo di Pasqua. Però vabbè, dopo ve le farò vedere da vicino. Tutto quello che trovo dentro ve lo farò poi vedere da vicino a fine video. Allora, si apre facilmente perché ha lo scotch intorno, quindi basta fare così e si apre. ASMR. Questo è il cioccolato extra fondente, per cui a me piace quello al latte, però dato che mi piaceva la sorpresa l'ho preso. Questo qua, vediamo quanti grammi sono. 250 grammi. Beh, l'uovo sembra piccolino però. Però è carino. Questo è l'uovo. Adesso lo apriamo, spero di non far casino. Allora, lo apro per forza così perché se no voi non vedete niente. Ovviamente farò lo zoom così vedete meglio. Se è duro. E vai, spaccato del tutto. Mi sono sporcata. Bene, allora, qui c'è la sac à poche di Benedetta. Ovviamente farò lo zoom bene. Questo è il pacchettino che trovate all'interno. Vediamo se... Ok. E la sac à poche è praticamente... Allora, qua c'è il libretto, libricino per fare... Diciamo il cioccolato tiramisù, quello tiramisù alle fragole, se no la torta mousse, eccetera. Ti fa praticamente vedere le ricette come puoi fare, diciamo, nell'uovo. Ovviamente l'uovo non doveva essere spaccato, ma io l'ho spaccato perché è inutile. Assaggiamo il cioccolato perché sono curiosa. Buono è buono, però è troppo forte, per cui... Allora, vi faccio vedere la sac à poche, che è quella così, con scritto fatto in casa da Benedetta. Ovviamente questa si può lavare e si può riutilizzare. Nella nuova casa vorrei provarla e a vedere come mi trovo. Perché di solito io uso il sac à poche usa e getta, mi trovo meglio. E poi ci sono diciamo, le formine per la decorazione, che sono praticamente le stesse, e la chiusura del tappo. Sono quattro. E questo è quello che trovate dentro. Io ho preso l'uovo perché so che trovate questa sorpresa dentro. E allora l'ho preso apposta. Perché volevo vedere la sac à poche e provarla. Ok, andiamo avanti, se no il video dura troppo. Ah, fatemi sapere, tutto questo cioccolato. Allora, vabbè, qualcosina mangio, ma qualcosina no. Fatemi sapere una ricetta che posso fare con le uova di Pasqua di cioccolato. Fatemelo qua sapere sotto nei commenti, così almeno questo cioccolato non viene sprecato. Perché l'anno scorso ho mangiato metà cioccolato, poi mi è venuta la nausea perché era troppo, e poi alla fine ho dovuto buttarlo perché dopo un po' si è andato male, per cui ho buttato un bel po' di cioccolato. Voglio farla fine, diciamo, come l'anno scorso. Poi iniziamo ad aprire questo. Allora, scusate se metto... Facciamo così e lo metto lì, così almeno non si vede. Si vede solo le uova. Apriamo questo qua delle Atiun, che sono curiosa di sapere
sapere che cosa trovo dentro. Di sicuro sarà un pupazzo, poi non lo so. 2,40 grammi. Calcolate che ho visto una ragazza che lo apriva e dentro ha trovato i mini tune, quelli che si rompono, non mi viene la parola. E allora io volevo trovare quelli, ma non so se li trovo. Allora, questa è la corda per cui si apre così. Questo è l'uovo che ovviamente c'è rimasto il buco. Non è giusto, c'ha il buco. Allora, vediamo se riesco ad aprirlo normale senza spaccarlo. Ce l'ho fatta! Ho aperto l'uovo normale, ma credo che questo è fondente. Allora, anche questo è fondente. Per cui non l'assaggio perché a me piace solo quello al latte. Però con questo, dato che non l'ho rotto, posso fare la ricetta di Benedetta. E vai! Allora, prima sorpresa. Leviamo via l'uovo. Allora, la prima sorpresa è questo. Non so se lo vedete. Lo apriamo. Non so che cos'è, però suona. Ah, ho capito. Ho capito forse. È quello per fare tipo il campanello. Com'è che si chiama? Non mi viene la parola. Vediamo. Questo ha la garanzia. Non c'è scritto che cosa. Perché non mi viene. Allora, questo prodotto originale della Tune e niente. Comunque quello che suona, che voi mettete il timer, che voi mettete, che ne so, 10 secondi, 10 minuti, lo mettete su e suona. Beh, questo è molto utile per quando diciamo cucino e c'è il forno acceso, metto che ne so 15 minuti e suona. È molto carino, è rosa con il coniglietto che si chiama Joy. Ovviamente voi non lo vedete. Comunque è fatto così, c'ha i numeri. Infatti adesso inizia a suonare, vediamo se riesco a bloccarlo. Perché se no ciao. Dura dai 20 minuti. Come si ferma adesso? Perché non c'è. Si fermerà, spero. Comunque carino. Pensavo di trovare un pupazzettino della Thun, e invece ho trovato questo. Spero che voi non lo sentite quando apro l'altro uova, perché credo che prima o poi suonerà. Solo che lo zero è questo. Trovato lo zero. Comunque, questo ho trovato nell'uovo. Nella sorpresa della Tune trovate di tutto, per cui non so, io ho trovato ad esempio questa qua. Allora, apriamo questo qua della Santoro. Questo allo scotch. Per cui lo apriamo così. Cioè, voi non potete capire il casino che c'è qua. Però le uova non sono rotte. Questo invece è il latte ed è fatto così. Questo è buonissimo. Io direi di aprirlo per così. Wow, ho visto la sorpresa. Il cioccolato va sempre assaggiato. Vediamo la sorpresa.
Allora, io ho trovato questo qua, che non so se è un braccialetto o una collana, ma adesso lo vediamo insieme. No, dai, dimmi che non ci vuole la forbice. È troppo lontana. Riesco ad aprirlo senza la forbice. Fai il bravo. Direi che ci vuole la forbice perché non riesco ad aprirlo. Devo prendere la forbice. Prendo la forbice perché non riesco. Allora, questo. Che carina! È praticamente una collana. Sì, beh, diciamo che ha un colore un po' stranino. È una collana e c'è la bambolina con il vestitino azzurro. No, è carino, almeno una sorpresa più bella. E queste palline colorate. Adesso ovviamente voi non lo vedete perché è troppo lontano, ma questa collanina molto molto bella. Ovviamente poi questa io non posso metterla perché sono allergica alle cose quelle non originali, per cui non posso metterla. Però questa la tengo da parte quando avrò una figlia, perché è troppo carina. Però ve la farò vedere poi da vicino a fine video, così almeno la vedete bene. Però almeno un regalo è una sorpresa molto bella. Almeno dopo aver preso due uova di Pasqua l'anno scorso e aver trovato due sorprese uguali, dopo un po' mi sono un po'. Allora ho detto, spero che almeno quest'anno la sorpresa è diversa. Infatti sorpresa diversa e una bella collana. L'ho trovata. Allora, andiamo avanti. Apriamo questo qua di Elettra Lamborghini, che sono curiosa di sapere che cosa troviamo. Anche qua c'è lo scotch. Questo è l'uovo. E vabbè, questa volta lo spacco. Sì, mi spacco la mano, altro che lo spacco. È duro. Vediamo se riesco. Mo si mo esplode. Mamma mia, è esploso. Vabbè. Ah, però mi sono fatta male. Fai male. Allora, ovviamente devo stare attenta di non mangiare tanto cioccolato perché non fa bene. Mamma mia. Comunque, questa è la sorpresa che ho trovato dentro. Non so che cos'è, adesso l'apriamo. Vediamo se. No, non c'è scritto niente. Mi sto sporcando di cioccolato. Allora, che cos'è? È praticamente così. Ah. Beh, carino. Non mi viene il nome, come sempre, perché io quando non mi vengono i nomi. Ehi, aspetta, spera. Dopo, quando mi vengono in mente, dopo dico, cavolo, adesso mi viene in mente il nome. Questo c'ha il nome di Elettra, Elettra Lamborghini, tutto colorato. Ci puoi mettere le chiavi, oppure, non so. Puoi metterci attaccato tutto quello che vuoi. Comunque non è male, è carino. Pensavo una sorpresa più bella, però vediamo a cosa potrei utilizzarlo. Però è carino, non è male. Di solito posso anche attaccarlo e utilizzarlo sulle chiavi. Però adesso comunque, questa è la sorpresa che ho trovato dentro all'uovo di Elettra Lamborghini. L'ultimo uovo, che è quello che volevo tenere per ultimo perché voglio vedere che cosa trovo. Allora, questo è di 2,80 grammi. Credo tutti sono di 80 grammi.
Vediamo se troviamo uno di questi pupazzi dentro. E vediamo quale. Ovviamente questo è sempre al latte, questo è senza glutine. Boh, ultimo uovo, vediamo. Apriamolo. Anche questo c'ha lo scotch. E poi se sono così che riesco ad aprirle meglio, perché sennò ciao. Allora, non so se aprirlo, spaccarlo o spaccarmelo in testa. Vediamo, perché anche se faccio così. Ah, però. No, a parte che è piccolissimo. Già vedo la sorpresa piccola, piccola. L'ho spaccato per bene. Cioè, ta-dam! Assaggiamo il cioccolatino. Molto buono. Che carino! No. Che carino! Adesso mi viene il nome anche su questo. Mamma mia! Comunque, lo apriamo. Deve essere morbidissimo. Allora, questo non è niente. No, a parte che è morbidissimo, che bello, questo andrà sulla mia collezione perché io ho il leone, che poi ve lo farò vedere. Questo è, come si chiama, che non mi viene il nome. Cioè, ma dai, ma perché non mettono un nome? Qua c'è il coso, ma non... Non c'è scritto. Comunque, non mi viene il nome di questo animale. Cioè, ma perché? Perché? Non lo so. Comunque, è morbidissimo, molto carino. C'è l'etichetta della Trudy, ovviamente, attaccata. Procione, mi sembra, giusto? Vorrei dire una cagata assurda. Non è un procione. Non mi viene in mente. Vabbè, prima ho già fatto figura di merda. Per cui lasciamo perdere. Credo che vo a voi viene in mente di sicuro. A me non mi viene il nome in mente. Comunque è molto molto bello. Beh, dai, come sorpresa è carina. Questo ve lo straconsiglio perché dentro una sorpresa bella. Se per caso l'anno prossimo lo fanno ancora, io quasi quasi faccio la collezione. Anzi, vediamo quanto costa, perché se questo costa poco, 11,90. No, questo era l'unico uovo che costava di più. Peccato, perché volevo prenderlo, prenderne altri due e vedere se riuscivo a trovare, diciamo, quelli. Sì, perché c'è lo scoiattolo, il pulcino e la cuccinella. Sono quattro e volevo prenderle tutte e quattro. Però 11 euro è un po' tantino. Però come sorpresa, secondo me è ottima perché è bellissimo. Poi se fai la collezione è ancora più bello. Adesso vedo se riesco per fare la collezione le prendo. Se no l'anno prossimo ne prendo tutte e quattro le uova e spero di trovare. Ovviamente la sorpresa diversa. Vabbè, dai, diciamo che i regali non sono male. Come cioè, ho trovato dei bei regali, delle belle sorprese nell'uovo. Sono abbastanza carine, dai. Ovviamente quello che mi piace di più è il pupazzettino che ho trovato, la collana e sì, anche questo qua che suona, il timer. Non è male anche questo. E vabbè, poi sì, la sac à poche e le altre cose. Però fatemi sapere quale di sorpresa vi è piaciuta di più sotto qua nei commenti. E quale uova avete preso, se avete preso quello che ho preso io. Se le avete ancora aperti, anche se si aprono a Pasqua, ma ovviamente facendo questi video chi fa YouTube
è meglio aprirli prima che dopo Pasqua, perché dopo non credo che ha senso questo video. Non lo so, fatemi sapere qui sotto nei commenti se voi preferite un video dopo Pasqua che si apre le uova o prima, perché così almeno l'anno prossimo so se farlo prima, come quest'anno, oppure dopo Pasqua. Va bene, questo video non so quanto è durato, spero di meno, ma tanto ci saranno tanti tagli. Vi faccio vedere adesso tutte queste sorprese che ho trovato vicine, in senso da vicino, così almeno li vedete, diciamo, bene. E niente, fatemi sapere anche del cioccolato, come, che ricetta posso fare con questo cioccolato, perché mangiarlo tutto di sicuro farò come l'anno scorso, ovviamente. Niente, io vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video. Spero che questo video vi è stato utile e vi è piaciuto. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao e buona Pasqua in anticipo. Ciao!